Bentrovati in una nuova edizione del TG6 La Settimana. Partiamo con le notizie più importanti. Due sodalizi criminali falsificavano documenti e si sostituivano ai candidati reali per sostenere le prove concorsuali per l'assunzione nelle forze dell'ordine in cambio della somma di 10.000 euro per ogni candidato. Per questo 70 persone sono indagate nell'inchiesta avviata dalla Procura dell'Aquila. Ascoltiamo. 70 persone, molte delle quali appartenenti alle forze di polizia, polizia di Stato, guardia di finanza, polizia penitenziaria e vigili del fuoco, sono indagate nell'inchiesta avviata dalla Procura dell'Aquila sui concorsi truccati per essere assunti come poliziotti, finanzieri, agenti penitenziari e vigili del fuoco. Dalle indagini condotte dal nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza dell'Aquila, guidate dal colonnello Aurelio Soldano, già comandante delle compagnie di Ascoli Piceno e Sulmona, e coordinate dal pubblico ministero Stefano Gallo, due sodalizi criminali, il primo di stanza nel napoletano e l'altro nel casertano, falsificavano documenti e si sostituivano ai candidati reali per sostenere le prove concorsuali in cambio della somma di 10.000 euro per ogni candidato. Questa condotta illecita ha consentito l'assunzione di diversi candidati che hanno preso servizio in diverse forze di polizia. Tra gli indagati ci sarebbero anche graduati delle varie forze di polizia e dei vigili del fuoco. Le indagini, che si sono allargate in tutto il territorio italiano, sono partite dall'attività investigativa dei finanzieri aquilani e vanno avanti con probabili ulteriori sviluppi. Gli anni presi in considerazione vanno dal 2018 fino agli ultimi concorsi del 2021. Le ipotesi contestate a vario titolo ai 70 indagati sono falso, truffa e sostituzione di persone. È stata una giornata tranquilla e soprattutto sobria quella che hanno trascorso gli oltre 6.000 ragazzi al santuario di San Gabriele di Isola del Gran Sasso per i 100 giorni alla maturità. Accolti dai giovani passionisti, gli studenti hanno partecipato alle numerose messe con benedizione finale delle penne. Il massiccio spiegamento delle forze dell'ordine e l'allestimento di un vero ospedale da campo del 118 dell'ASL di Teramo hanno assicurato lo svolgimento in sicurezza del raduno. Vediamo. Dopo due anni di pandemia, 6.000 studenti da tutto l'Abruzzo e non solo tornano oggi a festeggiare al santuario di San Gabriele dell'Addolorata i 100 giorni dalla maturità. Siamo alla 42esima edizione. Giornata veramente spirituale a San Gabriele, spirituale. Il vostro slogan? Degli esami mi interessa o zero, buco tarallo? Ovvero niente. Una sobrietà assoluta ha caratterizzato questa giornata studentesca al cospetto del santo dei giovani, grazie anche ai controlli serrati di 50 pattuglie delle forze dell'ordine che hanno perquisito ogni macchina, autobus e zaini, sequestrando alcol e sostanze stupefacenti. I ragazzi sono stati accolti da musica e parole di benvenuto. Con quali parole accogliete i ragazzi stamattina? Della semplicità, buongiorno, da dove venite, come vi chiamate e siamo qui per voi, per parlare con voi, per dirvi insomma che anche noi siamo come voi e vogliamo costruire una giornata insieme, fare fraternità, questo gli diciamo. Si confessano o no, Gesù è per tutti. 9 messe, una ogni ora e al termine di ognuna il rito della benedizione delle penne, penne che saranno usate rigorosamente il giorno del diploma. La messa di metà mattina è stata celebrata dal vescovo di Teramo Lorenzo Leuzzi, che ha rivolto agli studenti un messaggio di speranza e incitamento alla valorizzazione dei propri meriti. Quale sarà il suo messaggio a questi ragazzi oggi? Ma il messaggio che di fronte alle difficoltà della situazione contemporanea, che è veramente per loro un'esperienza che non avrebbero mai pensato, c'è la presenza della Chiesa che vuole incoraggiarli a non aver paura di programmare la propria vita, di pensare davvero sul serio la propria esistenza, perché sono giovani che si preparano alla maturità e quindi a fare grandi scelte per il futuro. Anzi, di fronte alle difficoltà del momento presente, è necessario valorizzare di più le proprie capacità, i propri talenti. Oltre alle messe per gli studenti alla soglia del diploma, c'è di più al santuario di San Gabriele, una preghiera davanti alle spoglie del santo, scritta e inviata come una freccetta che cerca di colpire il possibile voto di maturità. Tu che cosa hai chiesto a San Gabriele? Di passare con 80. Passare l'esame. Solo quello? Sì, solo quello.
Non solo forze dell'ordine spiegate per prevenire abusi durante questa edizione dei 100 giorni alla maturità, ma anche un vero e proprio ospedale da campo, realizzato dal 118 dell'ASL di Teramo all'ingresso del santuario, pronto a fronteggiare ogni emergenza. Fuori ci saranno almeno 80 volontari che stanno in giro, giustamente per il controllo. Qui affluiranno i ragazzi che avranno necessità, la struttura, praticamente tre tende, 4x8 della Croce Rossa, è distribuita in numero di 22 posti, però abbiamo 3 codici rossi, 8 codici gialli e almeno 10 per i codici verdi. Illustrata la partecipazione dell'Abruzzo al Vin Italy, la più importante manifestazione fieristica internazionale dedicata al vino in Italia. In programma a Verona dal 10 al 13 aprile. 50 le aziende vitivinicole abruzzesi presenti. Verranno celebrati anche i 50 anni del Trebbiano d'Abruzzo. Vediamo. Assessore, mai come questa volta l'edizione di quest'anno del Vin Italy assume una grande importanza dopo 2 anni di pandemia, dopo 2 anni di stop, si torna a parlare di vino abruzzese anche con importanti traguardi da raggiungere. Assolutamente sì, si riparte, l'Abruzzo si presenta al Vin Italy in grandissimo stile. Sarà un'edizione questa che dal 10 al 13 di aprile, dove andremo a portare i 50 anni del Trebbiano d'Abruzzo con una verticale storica particolarissima. Saremo lì a presentare i successi sui mercati che ha avuto il nostro vino, saremo lì a presentare il modello Abruzzo, che è la vera svolta epocale del mondo del vino abruzzese, che ha introdotto con nuovi disciplinari tutta una serie di opportunità. Saremo lì con l'enoteca regionale con oltre 300 etichette, dove faremo tutta una serie di testing e dove incontreremo buyer internazionali di vario livello. Ci saranno dei corner legati all'enoturismo, dei corner legati alle esperienze, diciamo così, ai modelli esperienziali del vino, insomma, quindi avvicinando i territori a quelle che sono le peculiarità, e soprattutto saremo lì a esaltare questo nuovo modello Abruzzo che unisce i territori sotto un'unica forza che è l'Abruzzo. Abbiamo chiuso il 2021 con numeri positivi nonostante il Covid e siamo ripartiti nel 2022 con più 25% nei primi 2 mesi, che ci fanno ben sperare e ci proiettano anche verso quello che negli ultimi mesi abbiamo tutti chiamato ormai modello Abruzzo e che al Vin Italy cercheremo già di introdurre anche attraverso una rappresentazione territoriale all'interno del padiglione 12, dove le 50 e oltre aziende che abbiamo nell'area consortile sono divise nei territori che poi fanno parte del modello Abruzzo. Ricorrono 50 anni dalla nascita della denominazione del Trebbiano d'Abruzzo DOC, un grande vino, una grande storia che per quel che riguarda l'Abruzzo è stato fondamentale nel corso di questi anni e che vogliamo ancora di più venga rilanciato, perché il nostro Trebbiano è un Trebbiano speciale e lo faremo con una degustazione di una verticale storica con vini che a partire dal 1973 addirittura arriveranno fino ai giorni nostri. L'Aquila ha ricordato le 309 vittime del terremoto del 6 aprile 2009. A distanza di 2 anni è tornata la fiaccolata che ha illuminato la notte più lunga dei 13 anni fa, che ha segnato per sempre la vita non solo degli aquilani ma di tutti gli abruzzesi e di chi tra le macerie ha perso il proprio caro. Del nostro dolore che da quella notte di 13 anni fa ci fa sentire parte di qualcosa di più grande, nel ricordo di una tragedia che ci ha privato di troppe vite, ma che ci ha consegnato la responsabilità dei loro sogni. Un abbraccio corale che racchiude la speranza di una comunità che non sa cosa significa arrendersi. Sono passati 13 anni dalla notte del 6 aprile 2009. Quando alle 3:32 una scossa di terremoto di magnitudo 5.9 distrusse l'Aquila e 56 comuni vicini e uccise 309 persone.
Dopo 2 anni di interruzione a causa dell'emergenza Covid, l'Aquila e gli aquilani non possono e non vogliono dimenticare. Purtroppo però proprio il Covid si è portata via l'anima del comitato dei familiari, Antonietta Centofanti. A ricordarla, Vincenzo Vittorini, il quale ha sottolineato l'importanza del ritorno della fiaccolata, ma anche del fatto di avere finalmente il Parco della Memoria, che non è un luogo di dolore, ha detto, ma di ricordo. 1200 le fiaccole lungo i circa 1700 metri del percorso partito da via 20 settembre, passando davanti alla casa dello studente. Il corteo è arrivato, per la prima volta, fino al Parco della Memoria. Tra i partecipanti il presidente della regione Marco Marsiglio, del consiglio regionale Lorenzo Sospiri e il commissario straordinario per la ricostruzione del centro Italia Giovanni Legnini. Presente anche il presidente ANCI Abruzzo Gianguido D'Alberto. Le mascherine hanno nascosto i volti, ma non la commozione di chi quella notte l'ha vissuta. Al corteo, insieme alle foto delle persone morte sotto le macerie, hanno sventolato le bandiere della pace e bandiere dell'Ucraina. Un dolore, quello della nostra regione, che si è unito quest'anno a quello del popolo ucraino, appunto, rappresentato dagli atleti della Nazionale Ciclisti. Sono stati proprio loro, infatti, ad accendere il braciere prima della lettura dei nomi. Centi, Ludovica. Passamonti, Fabiana, Andrea. Cora, Antonella. Massimino, Patrizia. Corridore, Rocco. Costantini, Luigia. Dopo la celebrazione della messa nella chiesa di Santa Maria del Suffragio, alle 3.32 dal campanile hanno risuonato 309 rintocchi e un fascio di luce azzurra è stato proiettato nel cielo. In 13 anni tante cose sono cambiate. 3/4 dei palazzi privati distrutti sono stati ricostruiti, più sicuri di prima. Il centro storico inizia a rivivere grazie a tante attività che hanno scelto di riaprire i battenti, anche se la maggior parte degli edifici è ancora disabitata per effetto della crisi e della pandemia. La squadra mobile di Teramo ha smantellato un gruppo criminale dedito allo spaccio di cocaina e eroina nella Casa Rosa di Alba Adriatica. Sequestrati 104 grammi di sostanze stupefacenti e arrestate 6 persone, 4 donne e 2 uomini, tutte appartenenti alla stessa famiglia di etnia Rom. Vediamo. Le donne confezionavano e cedevano dosi di stupefacenti all'interno dell'abitazione. Gli uomini vigilavano l'esterno come vedette, sgominate dalla squadra mobile di Teramo, un'organizzazione criminale che spacciava eroina e cocaina nella nota Casa Rosa di Alba Adriatica. Nelle prime ore di oggi, con l'ausilio di elicotteri e cani antidroga, sono stati rinvenuti e sequestrati 104 grammi di cocaina e arrestate 6 persone, tutte componenti della stessa famiglia di etnia Rom e residenti ad Alba, in particolare 4 donne e 2 uomini. È stata inoltre emessa misura cautelare del divieto di dimora in Teramo e provincia per altri 3 uomini componenti del medesimo nucleo familiare. L'attività di indagine era stata avviata dalla squadra mobile teramana nel settembre 2021. Era un problema atavico, però diciamo che il lavoro certosino dei nostri investigatori coordinati dalla Procura della Repubblica ha fatto sì che siamo riusciti a eliminare, come ho detto prima, questa metastasi dal comune di Alba Adriatica. Metastasi che interessava anche purtroppo gente, ragazzi delle vicine Marche. Sicuramente restituirà un po' di serenità alla collettività di Alba Adriatica e alla provincia di Teramo e in parte anche delle Marche. L'edificio denominato Casa Rosa ad Alba Adriatica rappresenta da anni il simbolo di un continuativo spaccio di droga stabilmente incardinato nella realtà costiera abruzzese. Tante le segnalazioni da parte della popolazione residente. Con l'operazione di oggi è stato eliminato un pericoloso gruppo criminale, una metastasi, come l'ha definita il questore Pennella. È chiaro che le nostre indagini vanno sempre avanti su tutte le altre direttrici, però allo Stato mi sento di dire, come ho detto prima, che questa metastasi è stata tolta. Vediamo se dobbiamo fare qualche operazione di pulizia intorno. I militari della Guardia di Finanza di Pescara hanno sequestrato in Croazia 1,5 milioni di euro derivanti da una frode fiscale.
Una frode fiscale da 1,5 milioni di euro è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Pescara, che nel corso di un blitz antiriciclaggio ha fermato un traffico di denaro messo in piedi tra Italia e la Croazia da una rete di imprenditori e prestanomi pescaresi, con l'obiettivo di sottrarre alla giustizia un patrimonio di ricavi non dichiarati di 500 milioni di euro. A segnare l'epilogo di questa lunga storia di frodi fiscali nel settore edilizio è Buildgate, l'operazione di legalità senza frontiere dei militari di Pescara, che hanno frenato la fuga di capitali all'intera croata su coordinamento della Procura della Repubblica e con la collaborazione, per il tramite di Eurojust, l'Agenzia dell'Unione Europea per la Cooperazione Giudiziaria Penale, degli organi croati collaterali che hanno congelato il denaro. L'indagine ha inchiodato un pool di impresari e relative teste di legno coinvolti in un giro d'affari finalizzato a riciclare all'estero proventi derivanti da reati di natura fiscale emersi già nel 2015, tra cui fatture per operazioni inesistenti per oltre 500 milioni di euro e che hanno creato una voragine di 100 milioni di euro di imposte evase, per cui nel 2019, sempre nello stesso ambito, con l'applicazione del sequestro come misura di prevenzione patrimoniale, erano stati requisiti beni, denaro, rapporti bancari, partecipazioni societarie e ville lussuosissime per un valore di oltre 16 milioni di euro. La fuga dei capitali è iniziata all'indomani della nascita in Croazia di due imprese fantasma, esistenti solo sulla carta, ma necessarie per aprire conti correnti di comodo dove versare e depositare il denaro. Il meccanismo del riciclaggio, aggravato dalla transnazionalità, è andato avanti con il rimpallo di consistenti somme tra i conti intestati alle società croate compiacenti. Aumentano i ricoveri negli ospedali abruzzesi, così come il numero dei positivi. Ma come ha spiegato l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì, la regione tiene costantemente la situazione sotto controllo. Ascoltiamo. Aumentano i contagi nella nostra regione, così come i ricoveri nei presidi sanitari, ma la situazione non è preoccupante. A ribadirlo ai nostri microfoni è l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì, che spiega come la regione continui a monitorare lo stato delle cose. Come ho già detto in altre occasioni, il 31 marzo è finito il periodo dell'emergenza, ma non è finito purtroppo il periodo della pandemia. I numeri sono ancora in aumento, anche i ricoveri presso le strutture ospedaliere, presso i presidi ospedalieri. In ogni caso non c'è da preoccuparsi, perché siamo in grado di gestire, quindi il nostro sistema sanitario controlla giornalmente l'andamento. Quello che bisogna continuare a mettere in atto è anche quelle misure, specialmente negli luoghi chiusi, delle mascherine, quindi quelle misure di prevenzione che sono importanti. Sul fronte delle vaccinazioni, il calo che si è consolidato negli ultimi giorni era però prevedibile e non deve indurre ad abbassare la guardia. Nella nostra regione c'è un numero alto di non vaccinati, questo dipende soprattutto perché hanno preso il Covid, quindi si sono ammalati di Covid e quindi hanno preferito di non vaccinarsi. Oggi loro sono reinseriti in quelle che sono le norme sociali, quindi vivono tranquillamente una vita normale, perché nell'ultimo periodo erano stati un po' delegati ad allontanarsi, e quindi questo è un dato positivo da un punto di vista senz'altro sociale. Un plauso a questo momento importante di attività sociale, politica, culturale, lavorativa di tutte queste persone. Noi continuiamo a fare la nostra campagna di sensibilizzazione e di attenzione in modo particolare, e speriamo che questo virus piano piano si possa allontanare. Sulla crisi di bilancio, che dopo la sentenza della Corte Costituzionale sono intervenuti gli esponenti dei gruppi consiliari del Comune di Pescara del Partito Democratico, della lista Sclocco, Sindaco e di Città Aperta. Vediamo. Le casse del Comune di Pescara sono sempre più vuote, c'è questo problema di bilancio anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale. C'è anche un rimbalzo di responsabilità tra l'attuale giunta e la precedente. Qual è il vostro pensiero? Ma che la narrazione che il sindaco ha tentato di fare in questi giorni è veramente molto falsa, perché
Quando il centrosinistra è arrivato nel 2014 al governo della città, ha dovuto fare la procedura di cosiddetto predissesto perché le casse erano vuote. Quella procedura, ai sensi di legge, ha avuto anche il via libera da parte del Ministero. Nel frattempo la normativa è stata impugnata e di conseguenza oggi c'è questa situazione. Il vero punto però è che il sindaco Masci, quando si è insediato il 10 giugno del 2019, era già al corrente di questa sentenza. E ci chiediamo in questi 2 anni e mezzo perché non sono state messe in campo tutte quelle misure che avrebbero consentito a Pescara di non arrivare all'ultimo secondo senza un'alternativa. Purtroppo, delle 3 città capoluogo, Pescara è l'unica che oggi non ha una soluzione diversa, perché ad esempio Napoli e Reggio Calabria hanno fatto in questi anni da spola tra il Palazzo di Città e Roma per trovare una soluzione e l'hanno ottenuta una soluzione. Pescara è rimasta ferma. La verità è una, l'amministrazione di Centro-Est sta facendo di tutto per far pesare questa situazione economica creata dal centro-est spesso sulla pelle dei cittadini pescaresi. La dimostrazione è quella dell'aumento delle tasse, in questo caso soprattutto di parcheggi auto, non solo nel centro città ma anche nella periferia, che è una cosa gravissima, perché in un momento storico in cui è aumentato tutto, sono aumentati i beni di prima necessità, l'energia elettrica, il gas, l'amministrazione ha avuto la genialata di tassare anche i cittadini pescaresi che intendono parcheggiare la propria auto, ripeto, non solo nel centro città ma anche in periferia, pensiamo a via Certeocia, via Paolini, via Falcone Borsellino, via Spiga, insomma sono tante le realtà che oggi purtroppo soffrono. Prima che si insediasse Carlo Masci, la Corte Costituzionale già si era espressa sulla durata del piano di rientro, quindi lui ha iniziato a fare il sindaco già sapendo che doveva fronteggiare questa emergenza. Ora, questa amministrazione non si è occupata di questo problema, non ha risolto questo problema e quindi ci troviamo che dobbiamo vedere la nostra città già spenta da tante iniziative che hanno colpito e affondato la vitalità e la società economica, culturale, turistica della città. In più deve vedersi alzati questi costi in modo spropositato della vita quotidiana dei cittadini, che sta peggiorando di giorno in giorno in questa città, perché non ha fatto fronte a quello che sapeva benissimo essere una priorità. La carenza di pediatri in Val Pescara continua a creare polemiche. Genitori e cittadini si sono ritrovati sotto alla sede della regione. Vediamo. Prosegue la protesta di genitori e amministratori di alcuni comuni della Val Pescara che chiedono risposte alla regione sulla carenza di pediatri sul territorio anche a causa di alcuni recenti pensionamenti. La richiesta all'assessorato regionale alla sanità è quello di cercare di risolvere il problema in tempi brevi. La situazione è che in 2 anni la regione ci ha detto che la colpa era di una normativa nazionale, in 2 anni la regione ci ha detto che la colpa era dei sindacati. Ad oggi noi abbiamo avuto un confronto con il ministero e dal ministero ci è stato detto che la colpa effettivamente è della regione. Noi ne chiediamo uno in più perché sono 2 soli pediatri per 13 paesi distanti fino a 30 km l'uni dagli altri. Mettersi in macchina un bambino che è malato, che quindi magari si lamenta anche, e arrivare fino a 30 km per una visita non è possibile. Una delegazione di genitori ha incontrato sempre questa mattina l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì, che ai nostri microfoni spiega quella che oggi è la problematica da affrontare e risolvere. Noi rispettiamo quelli che sono i parametri nazionali, esiste un accordo nazionale in pediatria, così come esiste anche un accordo regionale. Abbiamo proprio in questi giorni fatto una sintesi di quali sono i posti scoperti e in quell'ambito non c'è un elemento aggiuntivo, un'unità aggiuntiva di pediatra. Abbiamo incontrato questi cittadini, ma il problema non è una simmetria, un braccio di ferro tra la regione e loro, perché noi non facciamo altro che mettere in campo quegli indirizzi nazionali. Questi problemi che ha la regione Abruzzo, in modo particolare queste zone, sono problemi che si ripresentano anche sui tavoli nazionali, quindi è un problema purtroppo della denatalità della nostra regione, e anche qui la regione si è attivata con una legge ad hoc proprio per aiutare il discorso fondamentale della denatalità. Adesso cambiamo argomento, parliamo di sport. Ieri si sono disputate le gare della terz'ultima giornata di Serie C. Pescara e Teramo erano impegnate in casa rispettivamente con Grosseto e Pontedera. Vediamo come sono andate le partite.
Buona la prima dello Zauri 2.0. All'Adriatico il Pescara batte, seppur con sofferenza, il fanalino di coda Grosseto per 2-1, tornando anche a sperare nel terzo posto dopo il KO del Cesena. Successo palpitante per Sorrentino e compagni, che rischiano per due volte allo scadere, riuscendo alla fine a conquistare tre punti comunque importanti per classifica e morale. Il neo allenatore biancazzurro schiera la sua squadra con il 4-3-3. In difesa si rivede Drudi, a centrocampo torna Pompetti. In attacco spazio al trio Clemenza, Ferrari, Dursi. Assenti Bemusciai, Rauti e Ilianes, Chiarella e Di Gennaro. I toscani di Agenore Maurizi, ex tecnico del Teramo, giocano con il 3-5-2. Nel ventoso e caldo pomeriggio dell'Adriatico dirige Madonia di Palermo. All'ottavo, con Zappella a terra, l'arbitro lascia proseguire con Capanni, che con un missile dai 25 metri va a colpire il palo della porta abruzzese. Il difensore del Pescara infortunato non ce la fa per un problema alla spalla ed è costretto a lasciare il campo a Cancellotti. Al quarto d'ora Dursi, fedelissimo di Euteri, in contropiede servito da Ferrari, se ne va sulla sinistra e dopo una sgroppata di 40 metri fulmina Barosi per l'1-0 abruzzese con una conclusione chirurgica che non lascia campo all'estremo maremmano. Gara sbloccata dal Delfino e sempre comunque divertente, con le due formazioni che attaccano senza tanti tatticismi. Al 25esimo illusione del gol sul tiro dei 20 metri di Luca Clemenza, con la palla che finisce però sull'esterno della rete. Attacca la squadra di Zauri al cospetto degli ospiti, spesso sbilanciati in avanti, e che trovano però al 28esimo la rete del pareggio con Bruzzi, che su cross dalla sinistra in area non sbaglia, mettendo la sfera alle spalle dell'incolpevole Sorrentino. Tutto da rifare così per il Pescara, che al 34esimo rischia di subire il raddoppio ospite con Gorelli, che incorna in area sugli sviluppi di un angolo, mandando il pallone di un soffio al lato. Meglio gli ospiti ora, che continuano ad attaccare, prendendo però il gol al 40esimo del Pescara con Dursi, che ricambia il favore dell'1-0, servendo a Ferrari la palla per il 2-1. Pescara di nuovo in vantaggio e 16esima rete stagionale per il bomber abruzzese, che festeggia l'ennesima prodezza con il Pescara, che torna così negli spogliatoi sul 2-1. Nella ripresa subito Grosseto in avanti, anche se al 13esimo Dursi manca di un nulla il 3-1 e la doppietta personale. Partita sempre viva, con al 18esimo il neoentrato Arras, che chiama Sorrentino alla deviazione in corner. Attaccano i biancorossi e il Pescara soffre, con Zauri che dopo Diambo manda sul terreno di gioco anche Cernigoi e Delle Monache, con la partita che resta aperta e con Pompetti che al 34esimo chiama dalla distanza alla respinta difettosa il portiere del Grosseto. Si arriva così nei minuti finali con Frascatore, che al 43esimo salva sulla linea di testa prima del palo clamoroso al 46esimo di Nocciolini, che grazie al Pescara, che poi a sua volta a tempo scaduto e precisamente al 49esimo con Cernigoi, fallisce il gol del 3-1. Il Delfino torna così alla vittoria a 5 giorni dalla gara del Melani di Pistoia, dove i biancazzurri affronteranno un'altra pericolante del campionato, la Pistoiese, costretta a fare risultati pieno dopo il pareggio beffa di Gubbio. Solo un complicato calcolo matematico tiene ancora lo spumante in frigorifero, ma il Teramo può dirsi praticamente salvo. L'eventuale arrivo a 42 punti con più squadre è l'unica prospettiva da evitare, ma per il resto il pari col Pontedera certifica un percorso giunto a compimento. Non è una vittoria, ma vale almeno quanto quella l'1-1 del Bonolis, firmato da una doppia B, Benedetti Bernardotto. Avvio di buona lena, ma il Teramo è propositivo davanti, quanto svagato dietro. Ecco spiegato perché sulla conclusione di Barba al sesto, con respinta di Perucchini, la retroguardia pigra, non si avvede di un Benedetti lanciato a cannone che trafigge il diavolo. Vantaggio lampo per un Pontedera ordinato anche quando è costretto a difendersi. Al 16esimo probabile fallo sul rosso, libera in area di rigore Bernardotto, che innesca una potenziale autorete di Milani. Pericolo scampato dagli ospiti, Magnaghi si fa vedere poco o nulla, mentre il Teramo preme ma con pochi sbocchi. L'azione verticale del 38esimo libera la corsa di Azio Smanovic, che ha intenzioni da Eurogol non supportate dalla conclusione di destro. Pontedera che perde a fine primo tempo l'autore del gol, e col diavolo che ne approfitta, il solito rosso a sinistra fa pentole e coperchi e regala a Bernardotto una palla da spingere in rete, la numero 7 della sua stagione, record personale per l'attaccante romano in Lega Pro.
Non è che l'intervallo, specie nell'attenzione difensiva, dia una svolta al Teramo, che si ritrova l'ex Magnaghi al 55esimo in condizione di riportare i suoi in vantaggio, ma il mancino è fiacco e centrale e permette a Perucchini di abbrancare. Sarà, benché in apertura di ripresa, l'unico sussulto di un secondo tempo giocato comunque con volontà ma altrettanta poca precisione da un Teramo che reclama nel finale per un possibile fallo in area di rigore sul Lombardo, oramai a pochi centimetri dall'approdo conclusivo. Con questa notizia termina l'edizione del TG6 La Settimana. Grazie di averci seguito, un buon proseguimento.